Innanzitutto vi do il benvenuto alla libreria Assaggi. Siamo contenti anche oggi di presentare un libro di questa collana, Farsi un'idea, del Mulino. E non è il primo che presentiamo, ne presenteremo altri in futuro. Oggi presentiamo un libro di Raffaele Sardella, che in quanto pare è completamente inutile presentare, visto che lo conoscete. Lo conoscete tutti. Quindi, insomma, è inutile dire che sei un paleontologo che svolge attività di ricerca e insegnamento nel Dipartimento di Scienze della Terra e della Sapienza, sapete già benissimo tutto. È autore non solo di questo libro che presentiamo oggi, ma di altri libri della collana, Farsi un'idea, quindi L'era glaciale e Storia della vita sulla Terra, che se volete acquistare, visto che siamo in libreria, siamo molto contenti, visto che in tanti già l'avete fatto, e lo trovate lì all'ingresso. Allora, per dire qualcosa di serio, io di formazione sono un fisico, quindi chiaramente ho approcciato questo libro da novembre, insomma, non conoscevo l'argomento, se non per quelle cose che avevo studiato a scuola, diciamo, negli anni del liceo. Ed è stata una lettura molto piacevole e interessante, un po' perché appunto non è, come dice Raffaele nell'introduzione, non è un classico saggio, non è un manuale, ok? Non pretende di essere, non vuole essere, secondo me è giusto così, perché poi l'idea di questa collana è proprio quella di rivolgersi a un pubblico di non esperti, quindi di divulgare argomenti scientifici per un pubblico ampio e di interessarli e appassionarli. Secondo me Raffaele, anche con uno stile di scrittura narrativo molto efficace, perché appunto l'ho divorato in due giorni, quindi evidentemente funziona. Ed è interessante perché appunto attraverso le sue storie, soprattutto della sua attività scientifica e di ricerca, però fa luce su alcune questioni che secondo me sono molto interessanti. Prima fra tutte ho scoperto che, diciamo, l'Italia non è solo un paese dall'enorme patrimonio artistico, ma insomma basta fare pochi passi nella campagna laziale che si trovano cose incredibili. Beh, questo infatti è, sentite. È una sorpresa che è nata anche studiando scienze della terra qui a Roma. Cioè, nel senso, studiare geologia per me, ma anche scienze naturali per chi fa un corso di laurea simile, apre gli occhi, cioè da degli strumenti, io scherzando, cioè dei super poteri, perché uno vede una campagna e dice qui non c'è niente, sapete quanta gente dice, ma sono stato un po' nel deserto, non c'è nulla, e non c'è nulla per chi non sa osservare, perché se tu invece sei un esperto di paesaggio o conosci, hai gli strumenti di lettura di un paesaggio, ti racconti di storie del contemporaneo ma anche del passato. E l'Italia, in questo senso, dal punto di vista geologico, è un paese straordinario, perché è frutto dell'incastro di una serie di storie antichissime, quindi rocce, deformazioni, ambienti che sono cambiati in centinaia di milioni di anni. E quindi anche per gli stranieri, noi abbiamo contatti spesso con dei colleghi stranieri, a parte il cibo è, come dire, un bel clima, che sta cambiando, ma insomma ancora è buono rispetto a loro. Dicono, ma qui è pazzesco, perché si passa dalle Alpi alle piramidi, agli Appennini, e alla Sicilia, che è un mondo a sé geologico, alla Sardegna, che è un altro mondo geologico, cioè i geologi o i naturalisti trovano situazioni locali eccezionali per studiare l'evoluzione, per studiare la geologia, terremoti, anche catastrofi volendo, come modellisti. Quindi, cioè, chi più ne ha più ne metta. Il problema è che sorprendentemente io trovo che gli italiani sono i primi che, cioè, sono i principali detrattori per certi aspetti. Ma non voglio fare l'ottimista a tutti i costi, no? Però è paradossale, perché dove vai in giro senti che l'Italia, dal punto di vista scientifico, naturalistico, geologico, è considerata una sorta di Mecca, penso che sia così. Non dovrà parlare, ma Mecca, vabbè, insomma, ci siamo. Però, gli italiani dicono, ma in Italia non c'è niente, ormai magari volessi andare, che so, sulle montagne rocciose a studiare i dinosauri, per carità di Dio, sono posti splendidi e meravigliosi, ma non ci manca questo a noi, cioè ci abbiamo tante storie di questo tipo che possiamo raccontare. Allora, per fare un po', non dico il bastian contrario, ma per fare una riflessione raggiunta alla cinquantina, qualche anno, un paio d'anni fa, e uno dice, cerchiamo di riflettere su quello che siamo anche noi, cioè la nostra attività si svolge in primis con persone del nostro paese, con le difficoltà che abbiamo tutti in questa fase storica, però al tempo stesso siamo in un territorio pazzesco, interessantissimo, e quindi perché non conoscerlo? Così come ci siamo scambiati di opinioni, no? La storia pure delle discipline scientifiche del nostro paese è incredibile. Tutti pensano, chissà, gli americani sono forti, no? Ma noi siamo forti, però nessun italiano,
questa consapevolezza che è incredibile, secondo me. E infatti, per esempio, tutta la prospettiva storica che te dai nella prima parte del libro, per noi è molto interessante, perché chiaramente, innanzitutto, la paleontologia, come dici te, non è stata una scienza concepita in quanto scienza, no? Cioè, solo negli ultimi secoli si è affermata in questo tipo. Prima, diciamo, aveva un ruolo completamente il cacciatore di tesori, il cacciatore di fossili, no? Aveva un ruolo completamente differente. E poi anche l'interpretazione che veniva data fossili è cambiata molto nel tempo, no? Certo, ci siamo sorpresi quando si va a studiare questo, che per esempio il solito Leonardo da Vinci è veramente fastidioso per certi aspetti, aveva capito già prima tutto di tutti gli altri. Scrive delle cose che, come dire, vabbè, facci un attimo arrivare pure noi, poi un mortale, perché aveva già capito la stratigrafia, ma se trovate le conchiglie in montagna, evidentemente lì prima c'era il mare, ma sembra banale, ma c'era gente che si era inventata le teorie più incredibili. Invece una prima interpretazione si arriva da Aristotele, addirittura. Sì, ma anche prima ancora, se vogliamo, cioè che mi sono sorpreso per documentarmi anche per il libro a scoprire che già in fase, in alcuni contesti preistorici ci stavano dei fossili che evidentemente avevano attirato l'attenzione degli uomini anche molto antichi. Il problema è l'interpretazione, però frequentando un po' di persone che si occupano a livello serio di scienza, a livello di storia della scienza e cose di questo tipo, mi sono anche reso conto negli anni che effettivamente uno deve avere rispetto per le teorie antiche, no? Perché l'idea classica, oggi siamo nell'epoca moderna, siamo tutti scienziati, quelli dell'epoca, poveretti del 600, non capivano niente, no? Che credevano alle favole, quando poi erano fior di scienziati, perché è chiaro che l'interpretazione era l'interpretativa a fatto che quello che sapevano all'epoca mettevano in pratica, e in certi casi erano sorprendenti le scoperte che facevano con quelle poche informazioni che avevano. Oggi siamo in una fase unica della storia umana, abbiamo la connessione continua con tutti e certe volte ci perdiamo un bicchiere d'acqua, quindi insomma in questo senso i fossili sono problematici, però hanno creato parecchi problemi nella storia umana, perché insomma se andiamo a approfondire un pochino il discorso, insomma sono stati un elemento che ha messo in discussione, cioè immaginiamoci questo, trovare le conchiglie su una roccia in montagna significa dire che qualcosa non è come appare. O qualcuno ce l'ha portato. Qualcuno ce l'ha portato, il diluvio universale, sì, però il diluvio universale in certi ambiti, in certe situazioni, ma quello che dava fastidio era il mondo non è perfetto, perché è cambiato, c'è stato un cambiamento, non viviamo in un mondo, io lo conosco tutti, fa impressione. È interessato che c'è Facebook, al di là di questo, dico, il mondo non è perfetto, non solo. Sono figli e belge. Adesso poi arriveremo pure a questo, perché studiare i fossili viene così. Uno che studia i fossili, questo è uno che ha problemi. Arriverà la domanda. Da dove è iniziato tutto il mondo? No, ma io ho delle carte anche un po', insomma, delle nature particolari che sono stati dinosauri. Se volete vi racconto anche la mia storia personale, però insomma no, adesso parentesi, nel primo libro, cioè l'inizio è proprio questo, io incontro un mio compagno delle scuole elementari, io ci sono alcuni miei compagni delle scuole superiori, ma ancora io ero ancora più indietro nel paleozoico, e da ragazzini abbiamo fatto delle ricerche a scuola, quinta elementare, sui dinosauri. Io ero lì che se ci ripenso rompevo le scatole dicendo perché facciamo le ricerche sui dinosauri, non sapendo che poi sarebbe stato il lavoro, ma è una malattia questo. E questo dopo anni, io stavo traducendo un libricino, questo mi incontra e fa, oh, ti ricordi vent'anni fa stavamo a scuola che facevamo le ricerche sui dinosauri, e tu che fai oggi di lavoro? E io ero rimasto quinta elementare, capito? E quindi in questo senso è stato utile per aprire il primo libro, perché effettivamente, certo, per certi aspetti uno rimane bambino, però in realtà vorrei pure dissacrare questa questione, perché anche l'immagine del paleontologo eterno bambino che vive nel mondo della fantasia, dei draghi, eccetera, non è tanto, insomma, ne parliamo dopo, insomma. Però, ripeto, è una situazione che, ripeto, i fossili danno fastidio nella storia umana, perché significa che il mondo non è perfetto, c'è stato un passato che era diverso dal presente, il mondo non era perfetto dal punto di vista religioso, andiamo a toccare un tema caldo, dice, ma come, il mondo non è stato creato in maniera... È stato come un po' puntare il cannocchiale sull'universo e accorgersi che la Terra non era al centro di tutto. Da fisico dici giustamente, questa cosa è del vero, per certi aspetti dava fastidio, perché significava, e che significa che una specie si estingue? Cioè trovo animali che non esistono più, non sono perfetti, c'è un disegno che si inclina,
perché, ma scusa, hai fatto tutto questo plan, master plan, ma che perfetto, e poi questi si estingue il megacero, poi dobbiamo parlare di dinosauri quando sono stati scoperti. C'era il disperato tentativo, per esempio è bellissimo quando si studia poi l'Ottocento inglese, dove gli studiosi erano i primis dei factotum, che erano dei naturalisti, in molti casi erano anche dei sacerdoti, americani, comunque quello che erano, insomma, erano uomini di fede, che però in certi casi dice, porca miseria, sto scoprendo delle cose incredibili, cioè il programma loro è prima di pubblicare, che adesso si deve correre alla pubblicazione. Cioè, come faccio prima di pubblicare, che cavolo gli racconto alle altre sfere? Perché quindi trovo dei dinosauri, dei mostri antidiluviani, come li chiamavano all'epoca, e che come li inquadro nel politically correct, nel religiously correct dell'epoca. E tu vedi proprio questi personaggi che l'Inghilterra vittoriana cercano prima di pubblicare di trovare. No, questo aspettiamo a pubblicare, aspettiamo che passi un po' di tempo. Poi è arrivato Darwin qualche decennio dopo. Eppure lì ha aperto, come dire, ha dato una visione del mondo che ha sbilanciato un po' tutto, però chiaramente non stiamo scherzando, cioè sono cose che cambiano il modo di pensare, le cose, certo. Veramente porre la Terra non al centro dell'universo, ma... Certo. Non so di rivoluzioni scientifiche, ma poi anche filosofiche, certo. Certo. Cioè cambiano il modo di guardare al mondo e di pensare al mondo. E quindi poi c'è stato anche questo passaggio, cioè la paleontologia è diventata... una scienza moderna. Qualcuno pensa che ancora adesso non lo sia una scienza. Ogni tanto qualcuno dice, voi fate la collezione francobolli, mi guardate i posti più belli della Terra. Mi insegnano quelli che studiano più di me le scienze e la filosofia della scienza, che noi siamo una scienza storica. Io ho portato una grande salvata conoscendo gli epistemologi, perché al di là di tutto io ho preso quello che mi serviva. Cioè, che cos'è scienza? Mo' appunto lì rincacciare, così. Cioè, ci sono diversi modi di fare scienza. Noi siamo, per certi aspetti, come anche nel libro parlato con gli editor, cioè, calchiamo questa cosa. Il nostro metodo è quello di fare i detective della storia del pianeta, no? Qualcuno è passato qui, allude al fatto che noi leggiamo delle tracce e cerchiamo di capire degli eventi, come fa l'investigatore. Cioè, anni fa sono andato a fare un seminario presso un carcere e non sono reso conto che questa cosa non la potevo spendere, perché praticamente dire che era un detective, sinceramente, abbiamo trovato un'altra metafora dicendo, noi siamo risolviamo dei rompicapi, naturalmente facciamo i puzzle, però effettivamente l'impatto era meno. Però effettivamente lì molta gente mi ha detto, se lei vuole vado al paese mio, dice che la mando io, non può scavare. Cioè non gli volevo neanche dire, sì, mi manda lei, ma lei sta qui però. Sta volata in carcere di sicurezza. Non so, fatto così, però si chiamava Bicù. No, dice vada tranquillo, la mando io, sì, così vado a trovare tra poco. Perché c'è anche questa idea, adesso si intrecciano varie questioni, no? Cioè c'è anche il desiderio di affascina molto anche gli appassionati, questo. Ed è difficile far pensare alle persone che questo è un mestiere, che ha delle sue regole, è una metodologia scientifica particolare, diciamo, noi non possiamo ripetere l'esperimento. Però facciamo riferimento a una realtà che è fatta di segni e noi interpretiamo. Allora, da un lato, le giornate più, mi sento un po' più su di giri, penso, noi siamo un po', lo scherzo è scritto da uno di questi tre libri, non mi ricordo quale, un po' di tipo sorta di sciamani, cioè mi ha colpito, l'ho scritto in due. Cioè, le prime volte che io facevo i corsi di geologia, a me colpivano i miei professori che andavano lì, ci portavano in un posto di campagna e dicevano, qui c'era... nel Mesozoico, 120 milioni di anni fa, 150 milioni di anni fa, c'era una barriera corallina. Guardavi, vedevi delle case, vedevi delle case, vedevi delle persone che passavano, dicevano, ma come fa a dire questo che stiamo parlando di barriera corallina? Qual è barriera corallina? C'era, cioè, qualcuno che conosceva anche la barriera corallina attuale, bisogna portare i nostri colori, ma insomma, studenti dell'epoca. Però era, cioè, un ciclo, un meccanismo che ti fa vedere il mondo in un altro modo, ti apre la testa in qualche modo. E questo, come dire, dà una forza incredibile, però è difficile da spiegare a chi non ha fatto lo stesso percorso. Questa è una delle difficoltà della geologia, per esempio, cioè non è immediata. Non posso replicare l'esperimento, ma devo imparare a leggere dei segni, mi ci vuole un po' di tempo, e devo conoscere la natura attuale per capire la storia del passato. E poi esistono però anche delle tecniche per la datazione dei fossili estremamente moderne e efficaci, come quelle... perché sono tecniche che usano i fisici, no, è normale che dica, no, per carità, anche la riflessione sul tempo pare una analogia con la scienza.
è talmente complicato, adesso dobbiamo vederci qualche altra volta perché tante cose insieme. No, nel senso esistono delle tecniche radiometriche che sono interessanti, però al tempo stesso per vari motivi diciamo noi dobbiamo essere anche indipendenti da queste tecniche, che vanno ad integrare, vanno a mettere delle date, dei punti fermi in termini di età. E parlo di età, che, ecco, questa è un'altra questione. Queste tecniche, unite a tutte le conoscenze che ormai sono più di due secoli che si vanno ad accumulare, ci aprono un mondo che ha milioni di anni, ma milioni è poco. Quando mi, cioè, persone mi dicono, no, questa cosa è accaduta 3.000 anni fa, 3.000 anni fa per me è roba dell'altro ieri, perché siamo abituati a ragionare in termini. E quando parli di 200 milioni, dico, è abbastanza recente, cioè dipende poi di che cosa studi, ma il pianeta Terra c'è 4 miliardi e mezzo di anni, ed è una questione difficile anche da divulgare, perché non è nella nostra testa. L'universo ce n'ha 14. Infatti questa è la prima cosa che mi ha colpito, io ritornerò sulle analogie con la fisica, perché ovviamente questo è un campo. Però tu inizi il libro dicendo tramite i fossili è possibile viaggiare nel tempo, e io subito ho pensato a quello che facciamo noi osservando l'universo tramite la luce che proviene dalle altre galassie, dalle altre stelle. Noi in realtà non stiamo guardando il presente, ma stiamo guardando il passato, esattamente come facciamo con la radiazione cosmica di fondo, cioè frutto dell'esplosione del Big Bang c'è una radiazione che è ancora presente nell'universo, e tramite questa noi siamo in grado di risalire appunto a miliardi e miliardi di anni fa, cioè i primi istanti di vita dell'universo. Guardare i fossili è un po' la stessa cosa, cioè significa andare indietro di centinaia di milioni di anni, no? E scoprire, vedere come è cambiata la nostra Terra, come è cambiato, no? E questa cosa appunto non è solo interessantissima dal punto di vista scientifico, però ci dà anche un po' la dimensione di ciò che siamo, no? Di quello che è il nostro tempo, di quella che è la nostra parentesi di vita appunto rispetto a un universo che in realtà è... Ha una ricaduta, almeno personalmente, ma credo che chiunque si sia avvicinato a queste discipline ci fa scendere molto dal piedistallo. Noi siamo antropocentrici ed è anche normale che sia così, però se uno riflette un attimo e considera il pianeta, noi siamo un evento, non dico un accidente, perché poi ci sono pure quelli che considerano l'essere umano, no, la malattia del pianeta, no, non vediamo l'ora di estinguerci così, siamo noi, quindi un po' così, un po' strano come meccanismo. Però effettivamente Homo sapiens, che ha 200.000 anni circa, adesso gli antropologi poi cambieranno, come il bollettino oggi, perché ogni tanto cambia la datazione. In realtà circa 200.000 anni, cioè stiamo parlando della storia umana, compresi gli antenati più prossimi, stiamo parlando, ma insomma andiamo indietro nel tempo degli strumenti, ma insomma, ma se vogliamo essere larghissimi 3 milioni di anni, ma proprio essere larghi, che però sembrano tanti, ma in questo quadro di riferimento quasi nulla. In un pianeta poi l'altra cosa bella è che cambiava anche lo scenario, perché il pianeta, l'aspetto esterno del pianeta con i continenti si è mosso, con dei ritmi anche diversi rispetto a quelli che sono i tempi umani dell'evoluzione biologica. Quindi avevamo un personaggio della storia e scenari che in continuo mutamento. Il mutamento, diciamo così, è uno degli elementi che caratterizza la storia del pianeta, e noi cerchiamo gli elementi che cambiano. Perché stavamo raccontando prima, adesso scherzando, queste cose si possono applicare anche per giocare alla nostra attività. Nel libro faccio un esempio: se voi prendete le figurine dei calciatori di una nota ditta di Sapienza Netti, ha 20 anni e sempre la stessa faccia, poi c'ha qualche volta lo scudetto, qualche volta no, la possiamo mettere, non vorrei vedere distrazioni, c'è una diversa, poi vi faccio vedere anche questo. Allora, non è un buon metodo per datare, nel senso che il cambiamento aiuta a datare. Adesso io non sono riuscito a trasferire le immagini di David Bowie del Pace all'anima sua, ma anche lì praticamente ogni 7 mesi, ogni 8 mesi metteva una nuova maschera, un nuovo taglio di capelli, un nuovo personaggio. Facendo il giochino del paleontologo che data, uno può, in base alla tipo di fotografia, dice quella è la tournée del 74, e dati, cioè datazioni radiometriche del 74, la tipo di canzone o di acconciatura e ti dà il gioco. Zanetti non te lo permette questo, perché c'è sempre gli stessi capelli, cioè è impressionante. Per carità, però è un esempio classico, per quello che aveva cambiato manco un orecchino, manco un tatuaggio. Però per dire, è un esempio giocoso per darvi l'idea di che ci sono delle specie che rimangono sostanzialmente inalterate per migliaia di anni, milioni di anni, altre che cambiano perché sono sensibili ai cambiamenti ambientali. Essere perfettamente adattati, cioè se uno è adattato non deve cambiare, rimane
perfettamente identico, però non ci è utile dal punto di vista della patologia, perché non ci permette di scandire gli intervalli cronologici che sono pietrificati negli strati. E invece questi sono dei fossili viventi, nel senso, con massimo rispetto, nel senso che rimangono uguali a se stessi, che significa che sono adattati a un ambiente che non è cambiato complessivamente. E questo per certi aspetti è meglio per loro come gruppo, diciamo, di organismi, perché hanno avuto una era, diciamo, parliamo anche lì, poi si confonde sempre l'individuo con la specie, no? Una specie è fatta di individui che con quelle morfologie vanno avanti nel tempo. Però questo è un altro degli elementi che, come dire, secondo me apre la mente di chi fa, si studia in generale le scienze della terra, che secondo me si dovrebbero essere più considerate, ma non lo dico al fisico, grazie, con cui siamo tutti d'accordo, perché vengono considerate una mera rappresentazione della realtà, in realtà da degli strumenti per comprendere, e anche esistenziali oserei dire, che sono pazzeschi. E questo io volevo anche portare un pochino l'attenzione su queste questioni. Perché uno, quando conosce la storia della vita sul pianeta, poi quando dice è stata distrutta, non so, va a fuoco l'Indonesia, uno non può far finta di nulla, perché sa che per arrivare a quell'equilibrio ci è voluto tanto tempo, ed è la biodiversità è qualcosa di prezioso. Infatti una cosa che mi è piaciuta molto del libro è che non affronti solo tematiche scientifiche, ma poi sparpagliate qua e là, in particolare la conclusione, fai anche delle riflessioni che vanno oltre le semplici questioni scientifiche. Una di queste è, da una parte, diciamo, la divulgazione scientifica in senso ampio, no? Anche questo connubio sempre più forte tra arte e scienza, no? Tant'è che parli anche, per esempio, della figura dei paleoartisti. Cioè, ci sono degli aspetti della paleontologia che si prestano moltissimo al racconto, alla rappresentazione artistica, che colpiscono bambini esattamente come gli adulti, per esempio la questione dei dinosauri, ci hanno fatto film incredibili, quindi diciamo si potrebbe sfruttare molto questa cosa per il pubblico, no? Per avvicinare il pubblico alla scienza, per finanziare le ricerche. Però poi la tua riflessione in realtà su quello, in questo libro è amara, cioè dice sì, tutto questo è vero, però poi in realtà... in realtà così non è. Cioè noi ci sentiamo un po' una scienza periferica, i finanziamenti sono sempre di meno, no? E quindi in realtà non viene data l'importanza che merita a questa cosa. Io, diciamo, più che lamentarmi, cerco di fare una fotografia, nel senso che secondo me è cosa buona e giusta, non parlo da prete, diciamo, impegnarsi nella divulgazione, perché è correttissimo quello di condividere un'attività particolare di nicchia con il grande pubblico, perché è anche un esercizio molto interessante su se stessi. Cioè uno dice, ma perché io studio questa cosa? Che valenza, che cosa insegna agli altri colleghi o ad altre persone? Ed è un esercizio su se stessi, perché permette di dire, ma io che cosa sto facendo esattamente? Quindi è una cosa che poi mi diverte farlo, sinceramente, perché avete fare la ricerca da solo e nessuno, non ci si vede tra amici, mi sembra una cosa un po' più stanzuola, sinceramente, mentre così è molto più interessante. Ma oggi è il sistema, come dire, complessivo che richiede quello di essere presenti nella società, perché effettivamente è giusto anche per certi aspetti che uno cerca dei finanziamenti, perché dice, io faccio una ricerca che ha queste ricadute su un territorio, per esempio, che guarda, il vostro territorio c'ha anche questa ricchezza. Non sempre questa cosa viene compresa, e tutti dicono, una bellissima, fantastico. Adesso recentemente c'è dei colleghi che abbiamo fatto una domanda in Indonesia, mi hanno detto ieri, e il ministero ha detto, perfetto, è bellissima questa ricerca, ve l'appoggiamo, nel senso che bravi, gratis, cioè, quello che aveva fatto la domanda, io ho partecipato, ma per avere il finanziamento ovviamente, e il ministero degli esteri ha detto, bravissimi, mettiamola nella lista delle nostre iniziative, tranquilli, andate tranquilli, ecco, tranquilli, ha fatto una brutta fine. Quindi, per dire, è un aspetto che della modernità che è anche giusta, secondo me. Cioè è giusto che la scienza sia condivisa in qualche modo. Quindi la difficoltà certe volte è che non sempre viene considerata una scienza, appunto, una scienza contemporanea, perché è chiaro che anche lì, se tu vuoi io vorrei cambiare la figura del paleontologo da quello che ha paura del futuro. C'è un po' questo aspetto che si guarda al passato e non al futuro, cioè c'è questa idea per cui una scienza che guarda al passato in qualche modo non ha futuro e quindi non merita le stesse attenzioni, quindi gli stessi finanziamenti, no? E invece di brevetta, no? Di chi... È il motivo per cui dicevo, viaggiare nel tempo si può, ma non ho detto indietro, ho detto pure avanti, no? Perché uno può produrre dei modelli o capire che se succedono certe cose come sono successe nel passato nei sistemi
piante naturali, poi possono arrivare delle conseguenze, ci possono essere delle conseguenze, ma lo stesso rispetto del mondo, secondo me, conoscere la diversità che c'è stata e che c'è ancora, dà una prospettiva, una ricchezza diversa, sinceramente. Così come io trovo che sia anche un'attività divertente, perché al di là di tutto, ricostruire l'aspetto di animali vissuti nel passato è creativo, è un'attività creativa. La paleoarte ci sta insegnando che si può fare un'attività di connubio, diciamo così, tra capacità artistiche di ricostruire gli scenari, non parliamo di fantasy, è molto più interessante. È venuto qualche tempo fa nel nostro dipartimento, cioè, il nostro direttore, che saluto, sono portato tutto, ciao Ilaria, ciao tutti quanti, e è venuto uno dei principali e paleoartisti, che fortunatamente avevo messo anche nel libro, perché, no, perché lo considero uno dei migliori, che si chiama Davide Bonadonna, e è venuto a parlarci della sua esperienza presso vari, come dire, contesti, ha avuto dei premi internazionali, anche qui, aperta parentesi, gli italiani sono ai primi posti della qualità dei paleoartisti, però noi non facciamo, non siamo un paese che fa giusta, non dico, non dobbiamo essere autoctoni, come dire, autarchici, ma dobbiamo però essere corretti, e ci abbiamo delle persone che nonostante tutto hanno dei grandi risultati. So, io l'ho detto anche a lui, ma considero molto di questo successo legato al fatto che noi abbiamo nella nostra storia personale, insomma, il rinascimento, cioè in qualche modo siamo nati con un senso artistico, che, perché viviamo in città piccole, magari splendide, nonostante non necessariamente le grandi città, quindi inevitabilmente poi trasferiamo questa capacità di leggere molto rinascimentale, quando mi pare l'anatomia, la dissezione dei cadaveri che faceva Michelangelo, Leonardo e tutti gli altri, per capire come funzionava la macchina e poi riprodurla in chiave però artistica. E questa è una macchina, è scienza africana, ed è bellissima, è divertente, piace. Quando io vedo gli effetti speciali, sono belli certe volte, ma noi non c'è nessun problema, cioè è anche più interessante, non ci dobbiamo inventare nulla, dobbiamo semplicemente... Ed è una linea che stiamo scegliendo, abbiamo aperto un laboratorio presso il Dipartimento di Scienze della Terra che si chiama Paleofacoli, proprio cercando di seguire anche un po' questa linea, tra le varie linee. Cioè, cerchiamo di seguire tante di linee, però questa è una particolare, cioè quella di lavorare mischiando, mettendo in contatto, per esempio... Facciamo ad esempio le TAC, che servono alle persone per curarsi prima, come metodo di indagine diagnostica, però posso anche rivelare l'interno di fossili che sono fragili, dare un modello che può essere operato dal punto di vista, si può lavorare come, dire, come un file, può essere trattato come un file, che però può diventare oggi con le nuove tecnologie qualcosa che viene stampato e viene utilizzato nei musei o viene utilizzato per la didattica. Quindi, questo è anche interessante, perché appunto poi si intrecciano diverse discipline, diverse conoscenze, no? E tutto va avanti, no? E quindi... questo è la divulgazione, perché ci fa uscire dal laboratorio e ci fa entrare in una libreria, sembra chiuso stiamo, no, noi siamo anche all'aperto, però voglio dire, ci permette di ragionare sul fatto che tutto sommato se certe discipline non sono conosciute, la colpa non è solo del popolo nuovo che non si informa. Anche gli scienziati. E noi abbiamo l'obbligo morale, dobbiamo cercare delle strade per rendere interessante. Poi pensavo, non è semplicemente un patrimonio culturale, no? Cioè conoscere ciò che è avvenuto nel passato, però se è valido il principio dell'attualismo, diciamo, filosofia della scienza, conoscere quello che è avvenuto in epoche passate significa anche saper leggere il futuro. Cioè, voglio dire, il nostro mondo oggi non è stato, continua a trasformarsi, e quindi sapere come è evoluta la Terra, perché poi mi incombe dietro magari il mio questo è uno studente, faccio vedere questo, per vedere, ci sono delle storie anche carine, non essere a casaccio lì per dare un po', per creare un po' di movimento. Per esempio questo è il drago di Klagenfurt, che sta in Austria, in Carinzia, se non sbaglio, mi confermate, ed è stato basato sul ritrovamento nel 600, se non mi sbaglio, del 500, adesso mi sto, l'ho scritto ma non lo ricordo, di un cranio di, che poi si è rivelato essere il cranio, sì, ma non mi ricordavo l'anno, giusto? No, sì. Questo qui che si chiama, come dicono loro, Quelodonta, ma Celodonta antichità, che se loro la pronunciano un po' dura, ed era un rinoceronte presente in Europa durante l'ultima fase glaciale, perfettamente adattato a climi freddissimi, eccetera, eccetera. Loro chiaramente in quel periodo trovare un cranio allungato, che è una sorta di becco, perché il corno non si conserva,
Se adesso ci facciamo gli spiritosi, non so quante persone sarebbero riconoscere col cranio, ma all'epoca hanno studiato questa cosa e hanno fatto un prototentativo di Paleo Arte. Hanno chiamato uno scultore e ha detto: ricostruisci in base a questo cranio mostruoso che abbiamo trovato non so dove, a un certo punto rifai, e questo è un mostro, è un drago. Se ne parla di draghi o giganti, in certi casi erano gli elefanti preistorici che avevano dei femori di 2 metri. E lì, anche lì, vedere come il mito, la leggenda, ha delle basi scientifiche per certe storie. E questo è affascinante perché la leggenda è comunque un tentativo di spiegazione. È un tentativo di spiegazione serio, che è contestualizzato in quel momento storico. Anche lì, fa dare rispetto agli studiosi del passato. Perché c'è la tendenza, parlo anche io, certe volte incontro anche i ragazzini a scuola, no? Faccio degli incontri. E loro ti dicono, vabbè, ma adesso, capito, come ce la facevate, non c'eravate il cellulare, vi ridono in faccia, no? Dico, vabbè, ma è una fase normale del loro sviluppo. Però ci andiamo in tanti a pensare al fatto che noi siamo grandi scienziati perché viviamo nel 2000, e quello del 500 era uno che credeva a folletti, alle favole. Poi adesso molti ci credono anche adesso. E questa è una cosa che dà apertura mentale. Lettura mentale, non so, io trovo che questa lettura invece sia molto stimolante anche dal punto di vista. Molte persone parlano di evoluzione, che è un'altra cosa che disturba, nonostante tutto, molte persone ancora, il segno attuale lo sa che trova degli ostacoli anche molto forti. Però poi parla di evoluzione, ma se tu non hai un minimo di senso della storia, come dire, della profondità della storia, e diventa complicato. Non ci si riesce perché la nostra mente ragiona per generazioni. Anni fa a una scuola mi ricordo che gli parlavamo dell'origine dell'uomo e questi alla fine dicevano, ma mio nonno allora stava sugli alberi, mio nonno, no. Cioè è anche interessante fare queste esperienze, uno se le registra e se le ricorda, perché poi deve capire che magari ha usato un termine che sembrava semplice, cioè è un'azione di linguaggio. Cioè quello che insegna un po' la divulgazione è mettersi nei panni degli altri. Perché invece, come non conosci lo stadio isotopico 5, chi è lo stadio isotopico? Abbiamo 4 persone iniziate che stanno lì con pendolino e fanno le mamuglie. No, nel senso che studiamo degli aspetti della paleoclimatologia, che proprio addetti ai lavori. Mentre è il nostro, come dire, dovere per certi aspetti tradurre, scusate, io sono così, diciamo. Tradurre questo linguaggio in qualcosa di comprensibile è un esercizio che si fa su se stessi. Fondamentale, perché io penso a una riflessione che insomma tutte le discipline scientifiche, attraverso tutte le discipline scientifiche, la scienza entra nelle case di tutti, nella vita di tutti, no? E arroccarla, tenerla rinchiusa nei luoghi accademici, tra chi fa le ricerche, tra chi pubblica nelle proprie riviste scientifiche, penso che sia un fatto di democrazia, riuscire, no? Però questo è un bello spunto, perché le persone appassionate sono tante, però questo è verissimo, però c'è anche il rischio contrario, almeno nella paleontologia esiste il rischio contrario, perché ci sono molti appassionati che, come dire, hanno con l'accademia un rapporto che per carità può essere fredda e in qualche volta distante, ma il metodo scientifico è fondamentale, cioè una garanzia di qualità l'università, l'accademia lo deve dare. Perché sennò ci ritroviamo spesso e volentieri con gli appassionati che vanno fuori, oh sono andato in campagna, sono andato in cavallo, ho sbracato una collina, ho portato giù, e dice, ma che non si fa? Perché se tu raccogli un fossile senza criterio, a parte che ho inserito pure questo aspetto, in Italia è così. Cioè in Italia i fossili sono patrimonio dello Stato, cioè di tutti noi, con l'eccezione più ampia, no? Più giusta. E però questo significa che, come dire, ci si deve arrivare con dei permessi, dei richiesti, cioè non si può andare lì a smantellare un deposito, anche perché se si scava male si cancellano le informazioni. E quello che fanno, diciamo, gli investigatori poco attenti, che mettono le pedate dappertutto e rovinano la scena del delitto. Poi va a capire chi è stato, dopo faccio il DNA di chi, che poi magari si fanno il DNA da soli addosso, perché praticamente hanno sbagliato a fare pure quello. Quindi in questo senso attenzione, nel senso che esiste una fetta importante di appassionati che vuole partecipare, ed è giusto che trovare, secondo me, anche lì le strade per farli partecipare alla conoscenza comune, però devono capire che devono seguire delle regole e quindi devono, come dire, in qualche modo, cioè il mondo accademico deve trovare della mediazione molto difficile con le sovrintendenze che sono comunque l'organo preposto, che però molte volte non è attentissimo alle esigenze, diciamo così, democratiche che stavamo dicendo. Però al tempo stesso è fondamentale, perché se no qualunque collezionista, cioè pieno di gente che i fossili li prende e se li vuole vendere magari.
cioè non sono tutti appassionati di scienza, c'è pure gente che dice faccio tutta sta collina, me la vendo e poi ci faccio i soldi. E questo non è giusto, non è corretto, e distruggono anche evidenze scientifiche. Quindi ecco, diciamo che da un lato l'apertura al grande pubblico, ma richiamandoli alla responsabilità. Perché il metodo, se no siamo dei collezionisti della politica, e noi non lo siamo. C'è del metodo dietro questo atteggiamento strano, cioè ogni tanto qualcuno dice ma perché domenica andiamo a raccogliere fossili? Di cui cioè, è il nostro lavoro, beh, la domenica sembra che capito, tutte fai divertire, ma domenica vorrei usare, fare qualcosa. È la stessa, è un atteggiamento che va educato anche lì la questione, no? Però insomma. E questo per sottolineare l'importanza del metodo scientifico è fondamentale. Senti, questione più invece curiosità, io ho detto sulla rivista Le Scienze del mese scorso, che in Sudafrica sarebbero stati ritrovati dei resti di, diciamo, uomini antichi che sembrerebbero mettere in dubbio le conoscenze che abbiamo fino adesso, cioè una nuova... No, nel senso che anche lì, l'altra cosa interessante è leggere, la divulgazione dovrebbe spingere anche a leggere gli articoli di divulgazione, perché ci sono delle esigenze giornalistiche chiaramente... No, però si spinge a trovare, anche perché cioè, tra di noi lo possiamo dire, c'è anche il fatto che comunque oggi i fondi arrivano con le grandi scoperte sensazionali, quindi c'è inevitabilmente la tendenza a stressare, come dicono quelli che parlano dall'inglese, cioè a cercare di sviluppare al massimo le potenzialità di un discorso. Quindi sapendo che noi ancora conosciamo molto poco di tutta una serie di tasselli, compresa l'evoluzione umana, è chiaro che ogni tanto c'è qualche scoperta che riorganizza. Cioè, la cosa più banale è partire dall'idea che hanno un po' tutti in mente di quell'immagine molto forte dal punto di vista della comunicazione, ma sbagliata, dello scimmiotto che diventa sempre più dritto. E poi la gente dice, ah, vedi, Erectus, perché Erectus era, come dire, vivete già da tempo la linea umana. Però è forte come logo. In realtà è una marea di rami e di cespugli. E questo significa che possiamo scoprire, senza dover sconvolgerci completamente, tutta una serie di altri rami che ci fa semplicemente capire che ne sappiamo ancora poco. L'altra cosa che io ringrazio di aver fatto Scienze della Terra è che non ti fa avere paura di questo ignoto. Cioè dice, vabbè, ne so poco, ma tranquillo, ma è giusto, perché ne sappiamo molto poco. Ma questo non significa che non sai niente, capito? È diverso, perché ogni tanto dice, ah, Darwin ha sbagliato, no, peccato Darwin. No, cioè, non ha detto mica questo Darwin, ha detto che c'è un meccanismo che porta alla risposta ai cambiamenti ambientali, e se uno ce la fa a sopravvivere come specie, cioè si sfida. Ma non c'è tutti i singoli capitoli. Ma questa è una riflessione molto bella che riguarda la conoscenza in generale. Cioè, la cosa straordinaria è che più andiamo avanti, più conosciamo, più scopriamo di non sapere. No? Più... Questo qualcuno l'aveva detto, tempi non sospetti. Sì, effettivamente è così. Effettivamente è così. E così come la buttiamo lì, cioè ragazzi, adesso ho paura di questa cosa, ma essere di venire è tosta questa cosa, però è lì ci siamo in pieno, cioè abbiamo a che fare con questa cosa. Abbiamo una storia che si sviluppa pietrificata in fatto. Però l'altra cosa che butto lì pesantuccia era questo, cioè viaggiare nel tempo, dicevo, si può e d'accordo. Quello che mette però in evidenza, io ho fatto una riflessione su me stesso. Io ho avuto questa cosa da bambino, cioè mi piacevano gli animali da piccolo e molti amavano gli animali. Poi ho scoperto una trasmissione televisiva sui dinosauri, ho detto che bello, voglio fare questo. Ora normalmente uno viene curato, invece lì purtroppo. Ci sono dei paleontologi all'estero che dicono che i dinosauri sono la malattia esantematica dei paleontologi, che se ce l'hanno da piccoli, poi crescono e fanno, per esempio, i foraminiferi, fanno altre cose, per carità, tutto è interessante. Cioè, l'altra cosa che apre la mente è che uno da un microorganismo può trovare un mondo affascinantissimo, quindi, anzi, col tempo io i dinosauri li porto nel cuore, perché mi sono sempre stati simpatici e sono pieni di cose interessanti anche oggi, però ho visto che ci sono altrettante cose interessanti e cerco di dire a qualcuno che è qui, insomma, tra gli studenti, anche ex studenti ormai loro, guardate, non è solo, cioè sì, la scoperta sensazionale dell'animale è stranissima, interessante, ma quello è un aspetto quasi un po' superficiale, no? Ci sono delle cose meno appariscenti che invece danno indicazioni più forti. Però la riflessione un po', come dire, che ho fatto personale, poi alla lunga è stata questa, che è un po' tristanzuola, adesso se volete non vorrei tanto, però nella chiusura, in tutto sommato è una lotta persa quella del paleontologo per certi aspetti, perché da un lato cerca, ad esempio, noi cerchiamo di operare in cave dove distruggono tutto e ti dicono che devi fare, no, c'è un livello dove c'è un affioramento con dei roditori che segnano un picco freddo del...
dice non chiamiamo le guardie giusto perché siamo un paese un po' sbagliato, però cioè, è difficile spiegare che lì c'è un evento fondamentale per la ricostruzione del clima. E quello che dice, senta un po', se lei che qui c'ho da lavorare, no? I calatori sono due di maestri di questo. Dall'altro però, a parte questa operazione, quindi che tu sei un po' contro... Ci abbiamo solo due idee della metropolitana, un po' con la vostra, insomma. Non voglio essere, cioè l'idea di essere Pandori, secondo me è appunto una figura importante e anche dovrebbe avere un ruolo, come dire, lo dico non che ce lo devo dare, ma deve lavorare, i paleontologi devono lavorare anche per fare un po' gli ambasciatori delle scienze naturali e delle scienze della terra, perché ci abbiamo i dinosauri, i mammut che siamo forti di loro. Siamo noi che dobbiamo, è una responsabilità ulteriore, noi dobbiamo usare questi attori, questi personaggi clamorosi per affascinare, ma non per rimanere appunto la Wunderkammer, il fantastico, wow, quanto era grande, il più grande dinosauro, quello lo dice all'inizio, dopodiché cerchi di spiegare i meccanismi evolutivi. Però l'altra cosa che mi colpiva è che noi combattiamo una battaglia persa anche nel fatto che cerchiamo di riportare alla vita, qualcuno lo diceva tra i vari artisti migliori, portare alla vita cose che sono scomparse. E quella è una battaglia persa in partenza, perché non ce la faremo mai. Non si tratta di clonare il mammut, attenzione, anzi io quello credo sia una cosa terribile, perché non lo so, vorrei sia lito era, ha fatto il suo corso, eccetera. Però è un po', io da questi scrivendo il libro mi veniva fuori questo elemento un po' triste, se volete. Cioè in fondo è un cercare di fare scoprire le storie del passato, che non è per essere rivolti al passato, è proprio per stare nel presente e guardare al futuro, e anche per conoscere da dove veniamo. Ma al tempo stesso è una battaglia persa, perché purtroppo, come dire, alla fine, non vi dico il finale, però è un finale ottimistico, però in realtà su delle basi che è complicato, perché noi abbiamo a che fare con la morte e con la vita, è una questione di vita o di morte, pensavo di riprendermi questa cosa veramente di vivo, no? Cioè in realtà noi lavoriamo su una cosa di questo tipo, cerchiamo di riportare in vita delle storie che altrimenti sarebbero sconosciute e che meritano, solo che non sono umane, perché il paleontologo non lavora sull'umano, ma lavora sulla natura. Ma una visione della natura ancora più, se volete, ancora più ampia, ancora più profonda. Non dico panteistica perché non è il mio mestiere, però è un rapporto con la natura che è il massimo rispetto in questo senso. Ragazzi, a questo punto aspettavo che così chiudiamo. No, vediamo che ci sono. Visto che sei tutto molto esperti dell'argomento, la differenza mia. No, ma il fatto che lui fosse fisico per me era una grande... Cioè, l'ingegnere che vuoi ricordare. Con lui è un responsabile, perché ci conosciamo da, a proposito di paleontologia, da una quarantina d'anni. 76. E abbiamo fatto dei eventi, l'anno prossimo facciamo il quarantennale, e abbiamo tentato di anche delle prime forme di scrittura, forse tu hai cominciato anche prima, ma io... avevo tentato un libro a due mani. No, non è un CD ROM. Abbiamo fatto una ventina d'anni fa, basso il microfono, un CD ROM sui dinosauri. Raffaele lo conosco dal primo liceo, quindi. Noi il professor Mascioli si occupa di varie cose, tra cui auto elettriche, ti minimizzo. Anche auto elettriche. Quindi sono proiettato al futuro. Io ho proiettato al futuro, ma sa da dove viene. Purtroppo sì. Ma diciamo a metà del nostro cammino verso il 97, due eventi, quello del CD-ROM e poi mi hai dato un senso di colpa, perché quell'anno io andai a scavare con l'amico Bartoli, i paleontologi, quelli ruspanti, sul Monte Pale, Scaglia Rossa, classica, ed era agosto del 97. A settembre c'è stato il terremoto delle Marche Umbria, a senso punto non l'ho fatto più. No, però mi hai fatto venire in mente una cosa a proposito di quello. In una delle mie vite precedenti ho fatto l'astrofilo, quindi facevo parte dell'Unione Astrofila Italiana, che era un'associazione di appassionati di astronomia connessi con gli astronomi, che invece sono i detentori del mestiere. Sto pensando perché non c'è la stessa cosa nelle scienze naturali, perché non creare invece un organismo che non è propriamente universitario, che è, diciamo, di appassionati, però organizzati, e che in qualche modo gli osmosi e non fa quei danni di cui ho parlato prima, perché in conto andare a fare la cosa selvaggia, in conto essere complementare di servizio. Potrebbe essere una cosa esiste, da pensare. Esiste. Passo un attimo, poi ti ripasso anche un'altra cosa. Esistono, la società paleontologica italiana si chiamano paleontofili, che non ti contestano perché è fortissimo, sinceramente. Che sono un po' fissati,
Il problema è che quando, in molti casi, quando si cerca di farli eseguire delle regole, si ragiona sul fatto che è una disciplina con del metodo, quella lì, non è una ricerca, si fa uno studio dell'area, si cerca di. E la stratigrafia, la sequenza degli strati va seguita, va conosciuta, va fatto uno studio anche lì multidisciplinare il più possibile. Qualcuno è insofferente, perché dice, vabbè, ma là mi do il divertimento, io voglio andare la domenica, quando mi pare a me, faccio un treno a macello, butto giù la collina, mi sono divertito, ho trovato i denti, cioè, io è difficile, perché c'è anche, questo soprattutto per chi come me si occupa di vertebrati, cioè studia lo scheletro, i denti, le cose in reperto, è abbastanza ossessionante, se vogliamo, sulla paleontologia umana, qualcuno mi perdonerà, c'è proprio il clou, no? Cioè il cranio del Neanderthal del Circeo, capirà, sopra ci si possono fare le guerre di religione, no? Perché? Perché siamo legati al reperto. Questo, quando uno ha uno studio, su altre discipline, in altri campi, tutto sommato è meno legato all'oggetto, mentre lì c'è gente che, insomma, la storia di personaggi, io li ho, per esempio c'è stata la guerra del Far West, cioè un aspetto che si diceva con delle persone che si potrebbe fare un film, durante la fine dell'Ottocento, due studiosi emeriti, studiosi americani si sono iniziati a darsi botte di santa ragione, nel senso che sono entrati in competizione, e era Far West quello, parlavo delle montagne rocciose, e hanno cominciato a fare spedizioni, a raccogliere, e magari andando via dal sito, c'è cioè, tutto la dinamite, che ho trovato così, nessuno mai la troverà più, capito? Le cose anche un po' interessanti per un musicalista, per certi aspetti. È una cosa che dà anche un po' la ricerca del reperto, per certi aspetti può essere l'estremità. L'appassionato esistono queste cose, però è difficile, perché poi la tendenza è dire, ma perché tu mi devi delle regole? Io l'ho scoperto e quindi è mio. Però con Fabio Massimo siamo dobbiamo anche, ricordo pure che lui ha introdotto ai primi computer che ho visto in vita, ZX81, l'ho visto a casa sua nell'81, e sì, c'erano all'epoca le prime immagini dei pianeti Giove, che non l'avete mai visto prima, noi avevamo queste operazioni, perché voglio dire, raccoglievamo le diapositive, no? Abbiamo visto Giove come non si è mai visto prima. E vabbè, però questa passione per la cosa scientifica, proprio, alla fine, secondo me, spinge anche a essere un po' meno conformisti, cioè la ricerca ha delle sue regole, va benissimo, però anche nel cercare di trovare nuove strade per non accontentarsi del fatto, cioè, vabbè, abbiamo un buon periodo di crisi economica. Ma noi ci siamo adesso, che aspettiamo che finisce la crisi tra 15 anni, carpe diem, viviamo adesso, quindi cioè, l'idea è possiamo inventarci qualcosa, con lui siamo portato delle cose di combinazione, la multidisciplinarietà se ne parla tanto, però poi è una forma di cercare di vedere lo stesso problema da punti di vista diversi, ma anche cercare delle risorse. Perché io dico a tanti amici, no? Dico, non puoi pensare che quello della banca arriva e ti finanzia la ricerca, se non sa manco un pazzo che va in una grotta da qualche parte a scavare, in momento devo pure dare soldi, cioè devi costruire anche un contesto, altrimenti questo. Però per fare questo, secondo me, i naturalisti, gli scienziati della terra, questo ce lo siamo detto a voce l'altro giorno, ci siamo sentiti qualche volta, e secondo me, per esempio, io i fisici, i chimici, cioè lui che è chimico, mi voglio mettere in mezzo in qualche modo, ma non so se presentano. Cioè, hanno un senso anche della propria storia, vedete, anche qui il paleontologo fa la storia naturale, però il fatto di avere la propria disciplina ha una storia. Io ho scoperto, mi sto appassionando alla storia della geologia romana. Ci sono anche in Italia degli studiosi che sono incredibili, ci sono dei personaggi che hanno, come dire, anticipato di decenni le ricerche, e poi magari in Inghilterra sono esplose, sono state modificate in una maniera più formalizzata, anche perché l'Inghilterra o la Germania o la Francia in quel periodo erano trainate, noi avevamo la Chiesa che non sempre dava una mano in questo senso, d'accordo? Però è scoprire che abbiamo dei personaggi incredibili, però dovremmo studiare la storia, ci manca, secondo me, se non c'è questa consapevolezza del proprio gruppo di appartenenza, si perde qualcosa. Okay. Tra l'altro, quello che diciamo insieme l'altro giorno è che invece questo aspetto anche nell'università ormai è stato completamente messo da parte, la storia della scienza, no? Oggi non ce lo possiamo permettere, nel senso che per quello che ci si chiede dobbiamo andare in un'altra direzione, però forse ci possiamo trovare la divulgazione, l'altro tipo di incontri dove queste riflessioni
che si possono essere fatte, librerie, luoghi di incontro di questo tipo, iniziative, in questo senso forse potrebbero dare quel piccolo, no, contributo a, a rinforzare un pochino, a uscire fuori solo dalla sterile, o comunque dalla professione, che diventa una professione, diciamo. E invece proprio per quanto riguarda la ricerca oggi, situazioni particolarmente interessanti di siti da poco scoperti, cose per l'osso di casa. No, per esempio siamo lì nel libro, abbiamo un po', io, cioè abbiamo questo modo plurale maiestatis, ci sono un po' di storie ci sono varie persone qui che ho ringraziato tutte, tra l'altro il gruppo lì, che praticamente ciascuno in modo diverso, ma stanno contribuendo a una serie di ricerche che vanno dalla riscoperta di collezioni storiche, che anche quello è una incredibile, cioè sono state studiate 150 anni fa e non più riviste. Alla luce delle conoscenze attuali, in certi casi, cioè, ho pochi soldi, perfetto, vado nei musei, spendo poco e mi tiro fuori delle cose che non è riciclare roba stantica, e che magari in certi casi... Le conoscenze di oggi è possibile. Si scoprono delle cose molto interessanti, cioè. Oppure anche lì in Italia continua ad avere la possibilità, abbiamo uno scavo prossimamente in Salento, altri nel sud del Lazio, che è altra, come ho voluto chiamare, sembrava un'esagerazione, ma effettivamente il Lazio meridionale è un vero e proprio dorato della preistoria umana, ma non solo. È incredibile le emergenze che ci sono, i siti, la ricchezza, però stiamo cercando anche di sensibilizzare gli enti locali, le istituzioni, perché se non c'è questa consapevolezza, è chiaro che è una guerra persa, insomma, tanto noi siamo fiduciosi in questo, però è un lungo lavoro che poi significa che bisogna lavorare di più. Grazie, me la prepara una domanda polemica. Visto che la panoramica che hai tracciato è molto bella, molto trasversale, diverse anche aspetti di creatività, di passione. Da collega a collega. Ma secondo te, nello stato attuale delle cose, ci aiuta questo meccanismo, io lo giudico un po' esasperato, di valutazioni, indici, cosetti, insomma un po' burocratizzato, o ingabbia un po' questo tipo di animus che tu hai voluto presentare e che hai portato? Cioè, è giusto che tu dici che l'università deve avere un modus operandi serio, ma lo stiamo facendo? E i nostri giovani stanno capendo come si devono muovere, o piuttosto si stanno un po' sclerotizzando in questa ricerca della duplicazione a tutti i costi e della moltiplicazione della carta che gira? È chiaro che io sto assistendo a chi alla nostra età sta assistendo a un cambiamento drastico. Sì, ma forse anche più di uno. Io quando parlo del primo libro, che faccio il commerciale, del primo libro, parlavo dei mondi dei dinosauri, perché per esempio si parla del fatto che quando c'erano i dinosauri sono vissuti 150 milioni di anni, con estinzioni, nuove forme, quindi anche qui noi stiamo vivendo forse parecchi cambiamenti, non è solo un cambiamento, sono una serie di cambiamenti che si appastellano, che sta cambiando tutto il sistema, il riferimento, la globalizzazione, tutta una serie di cose. Io in questo momento mi rendo conto che sta cambiando tanto e che forse qualcosa andrebbe, come dire, ci vorrebbe una riflessione ulteriore, però al tempo stesso siamo anche chiamati a dare una risposta in tempo reale, perché la valutazione, cioè chi si è rifiutato di dare i propri dati della propria produzione scientifica, cioè no, perché sono contrario. Però mi rendo pure conto che come fa a distinguere quello che non vuole dare i suoi dati e quello che non ce l'ha proprio da dare, quindi è chiaro che si parte da una questione in cui la valutazione è una cosa corretta nel momento in cui tutti devono rendere conto tutto sommato al sistema più organizzato di quello che stai facendo, perché se no, perché mi do uno stipendio, cioè io sto pensando a una grande nuova teoria, però dopo 50 anni non esce, tu dici, ma hai fregato lo stipendio per 50 anni. È chiaro che in qualche modo c'è bisogno di una valutazione concreta. Al tempo stesso è chiaro che quando viene esasperato questo concetto, oppure le nuovissime generazioni, che li indico qui, facciamo pure una foto, lasciamo ripetere, come sono chiamati a rispondere in tempo reale, perché se hanno una possibilità di continuare a fare ricerca è perché stanno inseriti in un meccanismo che produce eccetera, è chiaro che è così, però non trovo alternative in questo momento, sinceramente, cioè mi rendo conto che si fa fatica e che forse c'è qualcosa anche di sbagliato ed esasperante, però al tempo stesso non so trovare un'altra via. Diciamo che l'aver trovato canali di pubblicazioni scientifiche liberi
quindi accessibili a tutti, un po' secondo me ha superato il problema che dicevo. Cioè, fin quando, diciamo, la caratura di uno scienziato la facevano le pubblicazioni su riviste scientifiche prestigiose, ma a pagamento, in cui lì secondo me c'era un po' il problema che se tu riuscivi ad entrare, diciamo, in un settore a farti pubblicare, ad avere buone referenze, poi questa cosa si poteva quantificare. Adesso con gli archivi pubblici, diciamo, tutti possono valutare una buona ricerca e una cattiva ricerca, e quindi, diciamo, da questo punto di vista un po' la situazione è migliorata. Noi per esempio avevamo un problema della paleontologia, che avevamo delle collezioni di persone che erano in studio i materiali da 35 anni. Non è possibile che tu tieni in studio dei materiali per 35 anni, ma ci sto arrivando, perché non c'è una data di scadenza, però al tempo stesso è anche un dovere per rendere noti. Siamo d'accordo che il principio di base dovrebbe essere: mettiamo a disposizione di tutti, sì, no? Le conoscenze. Oggi io ho accesso, l'ho scritto in qualche modo, una riflessione, molti giovanissimi non si rendono conto che oggi per esempio abbiamo una possibilità, è tutto molto, come dire, potenziale, no? Abbiamo la possibilità di scambiare informazioni. La ieri sera c'è un autore di un libro del Mulino, che non farò il nome e pubblicità, però ha fatto una in inglese e ha fatto un'edizione, e lui dice: ho saputo che in Italia c'è l'edizione italiana del mio libro, io ce l'avevo sul comodino, gli ho fatto la foto e gliel'ho mandata. Adesso, impensabile pochi anni fa. E poi ho fatto: ah wow, grazie, se poi qualcuno scrive che volate poi magari queste cose. Però ripeto, cioè abbiamo delle potenzialità pazzesche. Il problema è che se non ci abbiamo noi cose da dire, e quello è il problema, aumenta questa potenzialità, acuisce il vuoto pneumatico che uno. E in questo senso è chiaro che secondo me sta a noi anche, cioè alla fine è la responsabilità anche individuale. Cioè uno cerca di dire: produciamo di più, io con i più giovani diciamo sempre, perché cerchiamo di stare al passo, pubblichiamo, certo, anche fare una pubblicazionificio, un articolo ogni due giorni, forse, cioè, sta a noi trovare la giusta strada. Ogni tanto vorrei lì diversificare la dieta, ogni tanto un articolo un po' più pesante, l'altro una nota più breve, cioè uno trova delle strategie. Certo, non, io mi sento molto, cioè c'è un sistema che non ci sono più fuori. Che fare? Questo è una classica domanda. Però secondo me, ripeto, io continuo a pensare che voglio fare l'autarchico, però onestamente io trovo che la comunità di studiosi italiani, comunque io trovo delle personalità straordinarie, nonostante tutto, anzi forse è quasi diventato un luogo comune, paradossalmente gli italiani messi alle strette stanno pubblicando meglio adesso, e uno dice: ma com'è, allora avete bisogno di meno soldi, perché quando ce l'avete di più eravate più tranquilli, non pubblicavate così tanto, adesso sotto stress. No, ma è paradossale questa cosa, però ho sentito anche altri colleghi di altri settori che mi dicevano: anche voi, se andiamo a valutare le pubblicazioni degli ultimi anni, c'è una addirittura, alcuni colleghi stranieri dicono: ma come fate a reggere, cioè avete ridotto gli investimenti, ma voi state pubblicando di più di prima, perché c'avete non i soldi nel cassetto, ma gli articoli nel cassetto. Cioè c'è un meccanismo strano per cui l'italiano sotto tensione, sotto pressione, dal meglio di sé, ma qui l'ho detta, qui vediamo. Se ci sono altre domande, io volentieri, ho studiato, mi sono studiato delle lingue per da appassionato per un altro verso dei dinosauri. Non so se avete visto che ho parlato di giornalismo, come vanno date notizie, eccetera eccetera. Ultimamente, essendo il punto di contatto dell'astronomia e paleontologia, la storia dei dinosauri, dell'estinzione del problema astronomico, qualcuno, ho visto, volevo solo sapere se era vera questa notizia, che in realtà i dinosauri erano già quasi estinti, è arrivato la storia di dietro la manciata finale, il che deromanticizza molto la questione. Posso che sarà vero o era una sparata? No, è probabile. Io sono rimasto veramente atarassico, appunto, delle parole così alla scuola, me ne sto spendendo per fare bella figura. No, ma nel senso che quando, ecco, il metodo scientifico e lo studio della paleontologia ci spinge a vedere queste cose con una certa, non dico un distacco estremo, però è probabilmente è avvenuto questo. Cioè, se andiamo a vedere l'estinzione dei dinosauri, a parte che è un falso problema, nel senso che i dinosauri alla fine non si sono estinti, perché come dirò nel prossimo libro non è questo, però voglio dire, gli uccelli al 99% sono dinosauri, ormai sono tutti d'accordo, quindi in realtà si sono estinti gran parte dei dinosauri che avevano vissuto con quelle modalità, con quelle tipologie, diciamo, fisiche, con gli altri,
altre forme si erano evolute, cioè oggi tutti i value artistiche sono la cartina tornasole di tutta questa serie di nuove visioni, perché devono, hanno una questione pratica, il value artista deve ricostruire una cosa perché il committente gliela fa per il museo, però non può dire aspetta, devo capire se le vene erano lunghe, cioè lui deve dare una soluzione concreta e quindi è aggiornatissimo e rispetto. Tutti i dinosauri, soprattutto i carnivori, oggi sono perduti. Il tirannosauro ha delle penne che uno dice, ma non è il vero tirannosauro, ma perché anche lì fa parte, qui ci vorrebbe lo psicanalista, ma qui fa parte di un immaginario di immagini che sono molto forti, consolidate nel nostro mondo interiore, per cui il tirannosauro è quello, ma che fanno lo scrivi, cioè lo fai con la coda con tutte le penne intorno, non è serio, non è così. Stavo discutendo di Jurassic Park, abbiamo visto. Jurassic Park era sbagliato. Cioè il velociraptor, la storia del velociraptor di Jurassic Park è un classico ormai. Cioè, il primo adesso li avrebbero fatti per loro, ma al di là di tutto, i velociraptor erano il doppio, quasi il triplo delle dimensioni reali del velociraptor. Poi, due anni dopo, nel 1995, hanno scoperto l'Utahraptor, che è una forma simile e più grande, e quindi alla fine, cioè, io chiamo velociraptor, ma era l'Utahraptor. Insomma, alla fine hanno trovato il dinosauro che corrispondeva a quella forma lì. Quindi, per dire, adesso c'è un dibattito appassionantissimo, si fa per dire, tra specialisti del tirannosauro, se avesse o no le labbra. Gli studenti erano scoperti o meno, stanno discutendo, si azzuffano tra i blocchi verbali, cioè per dire, allora questa cosa la fa sorridere, però sui dinosauri sembra una cosa, comunque c'è un pubblico, anche lì, se c'è pubblico la cosa funziona. È così. Se uno dice, ma io sto parlando dei massimi sistemi, il senso della vita, ma che ci frega il senso della vita, dai tranquillo, andiamo, però quello c'era le penne dritte e qui pure c'era... Quello che è incredibile è che effettivamente i dinosauri, io non so, questo è un problema con le scienze della Terra, cioè io non capisco per quale motivo molta gente si sente autorizzata, questo dobbiamo lavorare su noi stessi, a dire, ah sì, tu gli spieghi la teoria, non so, il pianeta funziona così, i terremoti sono frutto di queste forze, no ma ho saputo che Roma è vuota sotto, quindi, e tu fai fatica ad avere, come dire, a dire, guarda che la spiegazione scientifica esiste. No, ma ho saputo che, perché le scienze naturali, le scienze della Terra sembrano intuitive, la gente pensa di saperne di più di te, cioè nessuno si mette a dire, no, ma la teoria della relatività ristretta, secondo me, il giornalaio gli dà la sua versione, perché pensa, e invece tutti si raccontano perché si sono estinti i dinosauri. Un ingegnere anni fa, non c'entra niente lui, ma mi ricordo un incontro, questo era in pensione, dice no, i Neanderthal si sono estinti, mi ha spiegato tutta la motivazione, ma in base a cosa lo dice? No, perché ho fatto dei calcoli, ma cioè... è abbandonato. Io trovo questa cosa, però secondo me, ripeto, questo ci spinge a fare divulgazione, a presentare le ricerche, a lavorare anche sul grande pubblico. Perché, e poi ci sono molti modi, vedevo lei prima, no? A scuola fare la ricostruzione, oppure loro, Massimo e Sonia, sono appena sposati, viva gli sposi, loro per esempio lavorano, loro sono archeologi, tra le varie attività fanno sperimentali e quindi lavorano la selce per capire come anche lì per certi aspetti il mondo esteriore della mente umana che inizia a costruire degli strumenti e cose di questo tipo. Tra l'altro io nel libro mi sono allargato, come si dice a Roma, nel senso che cerco di inserire nelle storie delle cose che non sono strettamente mie competenze. Ma perché faccio? Mi fermo, devo chiedere, sì, chiedo a loro, gli devo, gli ho fregato tutta una serie di informazioni, tutti loro, ho preso un po' da tutto, infatti ho fatto parecchi ringraziamenti, ma perché? Ma perché in una storia che racconti non è che ti puoi fermare questa, cioè dico magari competenza del specialista, però la devi raccontare la storia, non puoi essere, come dire, omettere delle cose perché. E dà un certo senso anche di libertà quello di fare un libro in questo senso, cioè ti puoi permettere di. Stava un po'. Però è una fatigaccia, c'ho tempo, come vedete, non è che faccio ogni anno il libro, perché è un corso, insomma. Quindi prossima già preparazione? Non ci voglio neanche pensare. E voglio godere la promozione, perché sto vedendo un po' di persone che l'hanno. Bene, altre domande? Ho un paio di tolgo per fare una domanda.
Siete tutti amici, voi non volete, però io non vengo dal mondo delle scienze, per cui io ho fatto per tanti anni il giornalista e so che il giornalista scientifico in un giornale trova spazio quando non c'è cronaca, non c'è politica, non c'è sport. E allora lì chi c'è la più grande è la Spagna. Poi cosa è successo? È arrivato il mondo di internet, lo scambio, i protocolli, prima le ricerche che puoi fare in 35 anni nel cassetto, è un mondo finito perché ormai non c'è più motivo di gelosie, di dire che lo tengo nel cassetto e non lo dia a nessuno. Internet, diamo la camera e poi fa una cosa da fare. Poi arriva la situazione italiana, i dati di oggi dicono che 2 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure quest'anno, 2 milioni che manca di sonno. Allora io vengo dall'esterno e dico, in un giornale 8 volte l'anno c'è una notizia grossa scientifica che può riguardare la prevenzione dei terremoti, il dinosauro che c'ha e la senza labbra, cose. È una notizia scioccante. In genere si chiama la killer application per trovare spazio. Qual è la vostra killer application per trovare spazio in una realtà dove oggi voi vi divertite, siete tutti appassionati, non è che fai il bancario che conta i soldi, voi vi divertite tutti, ma si sa che il mondo della ricerca in Italia è un mondo finanziariamente penalizzato, per le teste, la fuga dei cervelli è notoria. Allora io dico, io credo che se voi non trovate qualcosa di unitario a livello di scienze, che tu sei paleontologo, sei ricercatore, clinico, scienziato, a livello di scienze, purtroppo con i tagli che ci stanno, voi continuerete a fare un bel lavoro sicuramente, però non c'è qualcosa di questo. Cioè, la gente normale qui sta a Machu Picchu perché va in Messico e dico, torna. Ce l'ha perché era come 40 anni fa che compravano le cartoline e sono andati a Venezia, no? E chi erano stati? Allora, l'approfondimento, come riuscireste a farlo? Se servono più mezzi economici, serve una priorità, serve aprire delle scuole, cioè bisogna trovare delle borse di studio. Per i musei sono arrivati al privato, della Valle Finanza e Corseo, ci sono tanti privati che forse potrebbero fare molto anche per le scienze. Adesso dico un po', se non è così. Ma dico, da una riunione come questa, secondo me bisognerebbe portare fuori qualcosa di sintesi e quindi dire, noi ci divertiamo, bravo. Il problema perché però ci si separano lavori. Allora se noi dici studiamo fuori 50 borse di studio che servono per studiare una comitiva, forse può essere una cosa interessante. Però di un esempio di discorso molto bello, però è la comprensione di attese al centrato, diciamo. Io, no, ma nel senso che almeno personalmente poi ci sono persone che possono anche dare la loro opinione autorevole, perché non è che sono io, l'obiettivo mio però era più limitato. Però personalmente al momento più che risorse, chissà per quale macchinario o quale cosa, servono risorse per pagare le persone che fanno ricerca. Quello è quello che di solito manca. Cioè, le persone ci sono, le preparazioni sono preparati, sono motivati, bisogna trovare il modo di farli, non c'è più il posto fisso e quindi c'è bisogno di trovare delle risorse per far proseguire le ricerche. Questa è una delle cose fondamentali. Per fare questo, io credo, non mi lamento perché sì, tradiamo la nostra passione per la disciplina perché poi ci divertiamo e si vede che poi alla fine il rischio è che diciamo che stare divertiti poi dei tuoi soldi, no? Perché facevo l'esempio Valentina che mi segue per esempio il nostro consigliere che conosciamo mi ha detto io non dico che ti dovrebbero licenziare però così diventi l'animo per fare una cosa, giri la campagna così, ma un lavoro più, cioè, più concreto, più utile. Cioè l'idea che la ricerca, ma il problema è quello, è enorme, perché se la ricerca o la scienza non viene considerata una cosa parte delle nostre vite, è chiaro che non siamo non facciamo un'attività salvavita, non facciamo un'attività economica immediata, però sta a noi, cioè in questo non mi dà più, cerchiamo di far vedere che la nostra attività ha delle ricadute per vivere meglio, per consapevolmente, più consapevoli, ma anche conoscere meglio il territorio e vivere una vita comunque più ricca anche. In questo senso, per esempio, la divulgazione è un'arma,
i musei che la sapienza in questo momento sta, capito, riattivando e sviluppando sono un altro, sono pieni di persone, quindi c'è, cioè, io mi sono accorto che sulla paleontologia non ho problemi, a parte gli amici eccetera, ma dire, quando si fa qualcosa sulla paleontologia di solito la gente risponde. Quindi non, perché questo? Perché la gente è interessata, cosa che di più, vuole capire, eccetera. Forse mancano proprio addirittura le opportunità che possono essere rese più operative dal punto di vista anche economico. Quindi non è un problema, è un po' il paese che in questo momento secondo me ha bisogno di prendere un po' per faccia in qualche direzione. Sì, qua più, forse rispondo anche a un altro aspetto. Detto, se no. La carenza di risorse suscita anche un impegno di fantasia. E spesso le soluzioni si trovano anche nelle collaborazioni, per esempio, come ha detto prima Raffaele, tra il mondo dell'ingegneria nostro con la paleontologia sembrano inconciliabili, ma sembrano inconciliabili, perché poi, mi riferisco al lavoro di David Iorino che sta lì, ci sono degli aspetti tecnologici fantastici, come stanno facendo loro prima, si è schernito Raffaele, noi che guardiamo al passato, non è vero. Io il paleontologo lo vedo molto proiettato al futuro, il lavoro che fanno, che fanno, io non l'ho letto, sto dicendo così, meglio. Ancora letto. Il lavoro che stanno facendo, per esempio, di ricostruzione di animali estinti attraverso strumentazioni, tra l'altro nate per altri motivi, la diagnostica medica come TAC e la modellistica 3D, e l'utilizzo di prese a controllo numerico o stampanti 3D e una serie di materiali che vengono usati per questo, ma anche una serie di modelli che vengono usati per ricostruire le parti assenti, per verificare delle mutazioni di forma tra fossili diversi e quindi fare quella ricostruzione che ci manca, perché ci mancano i dati, chiamiamo l'interpolazione. Tra l'altro, diciamo, nella mia carriera scientifica mi sono anche occupato di predizione, e la predizione la fai sulla base di una serie storica. La paleontologia di fatto è la costruzione di una serie storica, una serie storica importantissima, quella del mondo del vivente, per cui è già proiettata al futuro. Chiaro che l'utilizzo di questi mezzi a noi ci stimola, no? Perché, per cavolo, a parte il fascino di scoprire il cranio dello Spinosaurus egypticus con i canalini eccetera, che di per sé è già un'opera bioingegneristica, ma nasce questo connubio che in qualche modo fantasiosamente può supplire a eventuali carenze di fondi, perché magari il mondo della tecnologia è interessato a quegli aspetti, magari non ha mai pensato alla paleontologia, però esce fuori una modellistica 3D opportuna e esce fuori una tipologia di ragionamento sui dati opportuna, che poi si può rivendere anche in altri campi. Io questa cosa qui la trovo formidabile, forse è una delle potenzialità del mondo accademico meno sfruttata, no? Perché noi rischiamo di essere un po' tutti, io quando prima ho fatto la domanda a Raffaele, diciamo, uno dei problemi più grossi però non è il fatto di essere o non essere giudicati, per carità. Il fatto è che questo tipo di ragionamento ci porta un po' alla chiusura, alla verticalizzazione, al mondo dell'ultra specializzazione, che alla fine è quello che fa morire. Perché con il ragionamento che ha fatto correttissimo, gli ultra specialisti muoiono. Non è possibile che ogni settore ultra specialistico trovi soldi per andare avanti, li trova solo se trova una visione trasversale. Una delle cose che mi piacerebbe di più del nostro mondo accademico è proprio quello di favorire questi aspetti di trasversalità e in qualche modo, se vogliamo, anche inibire invece la chiusura dei vari gruppi, cosa che è ancora molto difficile. Mentalità, anni e anni di modus vivendi accademico che va nella direzione opposta, però poi quando ci si riesce si scoprono cose fenomenali e addirittura si scopre che si trovano pure i fondi, che è, diciamo, sorprendente. Speriamo bene. No, una speranza, è vero, è vero. No, è vero, no, ma è vero. Anche perché poi ho detto un'altra cosa, io sono le 9.
perdonatemi, dico quest'ultima cosa, no, che poi se la divulgazione non la fanno le persone che sono i preposti che dovrebbero farla bene, tanto qualcuno la fa a posto. Sì, io mi sono trovato delle opere di questo, chi la scrive, ma è un appassionato a parlare di cose che non conosce, e allora a questo punto dice meglio che ci sporchiamo le mani. Anche se però su questo cioè, ci sono anche bravissimi divulgatori e giornalisti che non necessariamente sono scienziati ma hanno fatto quindi c'è lo scienziato bravissimo che però non sa divulgare, c'è il giornalista o il divulgatore che non è scienziato ma è bravo a raccontare certe, no? Forse la società e poi però c'è chi, come hai fatto te in questo libro, tiene insieme i tuoi aspetti, no? Quello del ricercatore e quello del divulgatore. E io penso che una cosa su cui deve crescere un po' la società italiana è che essere più selettivi, cioè crescere quasi per dire nella valutazione delle opere che girano, che dire vabbè questo è un bel film, questo no, questa è una buona opera, la premio, questa è una cosa tirata via e non la prego. C'è ancora, secondo me, c'è un po' da lavorare in questo campo, però ripeto, è una cosa da confidare, interessante, mi piace. Grazie.